Gentili amici di TG Plus, bentrovati al nostro Focus. Siamo qui con Maurizio Trento, presidente del centro residenziale Domenico Sartor di Castelfranco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Presidente, in sintesi, che cosa è successo questa notte? Beh, quello che è successo stanotte è quello che è successo un po' purtroppo in tutto il Veneto, un scarico d'acqua terrificante. Noi siamo a 20 metri circa da un torrente che si chiama Avenale, che è straripato. È straripato e l'acqua è arrivata dappertutto, incidendo ovviamente anche sia sulla viabilità che sull'accesso alla casa del riposo. Abbiamo avuto danni sulle parti seminterrate, sulle parti interrate, con diversi centimetri d'acqua, però con danni anche per esempio sul blocco degli ascensori e sulla parte elettrica. Però la squadra, sia il personale che era già qui presente ieri sera, sia il personale che si è aggiunto in aiuto dal comune, il sindaco stesso, la protezione civile, i pompieri e tutti la nostra cooperativa che lavora qui con noi, si sono messi di massimo sforzo e hanno gestito la situazione stanotte e portato quasi a normalità stamattina. Stamattina, come tutti i paesi qui intorno, ci stiamo leccando le ferite e stiamo cercando di recuperare il terreno, pulendo e rendendo agibili gli spazi comuni. Presidente, un paio d'anni fa, se non erro, la vostra struttura ha anche installato un gruppo elettrogeno di continuità per le emergenze di mancanza elettrica. Non è stato toccato quello dall'acqua o sì? No, è stato sfiorato dall'acqua perché ci farà pensare che dovremo provvedere in qualche altra maniera a mettere in sicurezza questo passante, però è stato importante avere il gruppo elettrogeno perché per motivi di sicurezza l'abbiamo fatto partire e Bene. stiamo con questo l'energia elettrica. Però questo ci fa riflettere, come dovrebbe far riflettere tante altre realtà, sul pericolo dell'acqua in queste condizioni qua e essere un po' più previdenti su alcuni passaggi. I vostri moltissimi ospiti della struttura come stanno? Qualcuno impaurito, solo però stanno bene, insomma. Si stanno assolutamente bene, sono in sicurezza, questa è la cosa importante. Hanno un piccolo disagio perché non potendo utilizzare gli ascensori non possono muoversi da un piano all'altro, ma ogni piano è autonomo e comunque è garantita la consegna dei pranzi e la consegna del cibo e il servizio di assistenza. E sono un po' spaventati per quello che è successo, per i temporaloni e per tutto il resto, ma sono assolutamente al sicuro e all'asciutto, ecco, questa è la cosa importante. Quando prevede di avere il completo ripristino della situazione alla normalità? Alla normalità ci vorranno diversi giorni, ci vorranno diversi giorni perché poi adesso, a mano che si rimuove l'acqua, si vedono anche alcuni danni strutturali che possono esserci e ci vorrà qualche settimana, diciamo, ecco. Però per tornare alla normalità, che anche con la ripresa delle visite, penso in qualche giorno dovremo tornare autonomi. Presidente Trento, io la ringrazio del suo contributo, le Ecco. auguro ovviamente buon lavoro e complimenti per la celerità e l'efficienza tipiche della vostra struttura con cui siete riusciti a fronteggiare questa situazione eccezionale e straordinaria. E grazie a tutta la squadra, effettivamente abbiamo una squadra eccezionale che in questi momenti dà il massimo.